Ciao a tutti, benvenuti di nuovo a Lichio Studio, Underground Studio. E oggi sono contento così perché dovrò lavorare dei materiali un po' tossici e oggi incominciamo una nuova scultura. Visto che vi era piaciuta moltissimo quella fatta con le schede madri, alla quale adesso mi avvicino un attimo. Qui abbiamo il set in cui abbiamo fatto le foto oggi, questa è quella della medusa, questa è quella luce UV. Oggi andiamo a fare che si girasse la camera, perché ho i guanti, la mascherina, come vedete, perché, e con la magia dell'editing, vedrete che sono di qua di nuovo, facciamo questa scultura nuova a forma di teschio, che è uno di quei teschi che si comprano in edicola, semi anatomici per un euro. Ah, guarda, c'è anche SpongeBob, salutate SpongeBob. Come potete vedere, io parto da dei pezzi di materia riciclata, di appunto vecchi computer, schede madri, eccetera. Questa per esempio era la scheda madre del computer di mia sorella, grazie Paola. Questa è una ventola che non so se metterò o no. Comunque parto da queste cose qui, poi le taglio con dei metodi molto tecnologici, la mia mitica taglierina super tecnologica, poi li ritaglio con le mie tronchesi molto tecnologiche quando ne ho bisogno, li freso con la mia miticissima smerigliatrice planare, che è fantastica, per poi andarli a attaccare sulla superficie. Qui ho deciso di partire dal centro come se fosse una sorta di diadema o terzo occhio per quanto riguarda il pattern che andrò a seguire, perché verrà una sorta di mosaico. Qui avrei già incominciato magari venisse una scultura, un mezzo automata, sarebbe bellissimo. Beh, comunque, detto questo, bando alle ciance, adesso cominciamo a metterci sopra un po' uno strato di colla e poi